Hoy estuvimos disfrutando en un restaurante Gole en Puerto Banús, aquí al lado del mar, con la auténtica cocina italiana que nos ofrece la familia de Luchina. Y hoy vamos a conocer cómo se elabora la auténtica pasta italiana. Todo es artesanía manual, hecho uno a uno esta pasta. Luchina, ¿qué pasta es la que vas a hacer? Adesso vamos a hacer i tortellini, tortelli con truffa, con salsa de truffa. Questa è la pasta, adesso vamos a tirare la pasta, allargare, poi después vamos a rellenare la pasta con tutta la salsa di truffa. Vale, è l'autentica cucina italiana, sì, no? Sì, después facciamo tortellini bolognesi, abbiamo preparato il regino di carne, di queso parmesano, con carne ternera e uovo e tutti gli ingredienti che necessitano per essere lo tortellino bolognese, quelli molto molto buoni. Vamos a resto e después vamos a preparare i ravioli con spinaca e queso, e ci tutto a mano, e con questo è preparato con ricotta, non so come si dice in spagnolo, ricotta. È un queso fresco, è tipo un requeso che si trova in Italia. Sì, è tipo un requeso fresco. E con spinaca, un pochino di parmesano e lo vamos a rechinare la pasta per essere la pasta con ravioli. Ora vas a passare a rellenarla. Sì, come? La rellena. Sì, la rellena. Bonita, tortelloni con truffa. Tortelloni con truffa. Che stanno. Y luego va con una salsa, Luisina. Esto sí va con la salsa de sale con salsa de trufa, que después. Sí, luego proveré. Que siga la salsa, siempre con salsa de trufa, que sería trufa fresca con mantequilla y un poquito de nata y parmesano. Ya está, porque ya está todo aquí. Estupendo. Y con la misma masa se puede elaborar un sinfín de modalidades en pasta, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿cuál vas a hacer? Adesso vamos a hacer tortellini bolognesi. Tortellini bolognesi. Ah, con tomate, ¿no? La salsa de tomate. Sono con regino de carne. Regino de carne con queso y carne de tappa blanca, queso y mortadella, que es una carne italiana che noi la importiamo per essere resto, e parmigiano, uovo e già sta. Poi viene tutto passato, finito alla macchina, perché deve essere molto fino per la comida, e già questo è. Ma noi lo siamo tutto il verano, perché quando le abbiamo terminate, cada settimana ne siamo per la nostra comida. Mucha paciencia, no, mucha paciencia. Un poquito de tiempo, un poquito de tiempo y saberlo hacer, ma esto es facilísimo, una cosa muy fácil. ¿Dónde lo he messo? Paciencia. Dopo si devono essere bonito, non soltanto rapido. A me gusta serli molto bene. Nosotros le hacemos indiferente. Claro, es un trabajo totalmente artesano, ¿sabes? Requiere su tiempo y tal. Creo que ya la demostración, ahora ya, sí. Con su salsa. Sí, esto le hacemos con el brodo, ¿cómo se dice brodo? Con la sopa de carne, esto, con la sopa de carne, oppure le hacemos con salsa bolognese di carne, tomato, la ragù di bolognese con esti,
oppure le assiamo con nata e tomato. Así. Pues ya está, ha quedado listo ya para degustar con su salsita. Pues muchas gracias, Lucina. Gracias. Por esta demostración, gracias. A vosotros, gracias. Bueno, ya hemos visto este tres tipos de pasta diferente. Vamos a mencionarla otra vez de nuevo, cómo si llamaba cada una. Allora, estos son tortelli con truffa, con origino di truffa, fresco y con queso. Esto aquí son tortellini bolognese con il origino de carne de ternera blanca, con queso y parmesan y huevo y tutto passato, finito alla macchina e después a mano le vamos a rellenar in questo stilo che... Sí, que l'hemos visto, ma sta viendo la preparazione. Sì. Este sono spinaca, ravioli a queso, sono ravioli di spinaca, ravioli vegetariani, con pasta di... con la pasta, con il regino di spinaca, il regino con spinaca e queso. Queso e uovo, perché il vivo un pochino di uovo per attirare. E ora? Questo è? La tagliatella. La tagliatella. Questo già sta cortato, l'avete cortato ora mismo? Sì, abbiamo cortato ora mismo a mano, che abbiamo fatto. Sì, normalmente ponemos un pochino di harina perché non si pega. Sì. È normale. Queste sono le tagliatelle che finite per... che le vamo a cortare. Fai la pasta che taglio a mano. Sì. Más difícil que para cortar. Esto para cortar las tagliatelle, ¿no? Sí. Questo è un cuciglio apposta per cortare la pasta. Dopo si... Normalmente si alza così. Perfetto, no? Perfetto. E poi si pongono, si stendono. Sempre vedi, si possono essere larghe per essere le pappardelle. Queste sono le pappardelle. Ah, mira, che bonito. Questo.